Max, vittoria rotonda nel punteggio molto più difficile poi, no? Nella dinamica della partita contro una buona Modena, buona anche la prova di Perugia, concreta nei primi due set, forse nel terzo pensavamo di averla chiusa, cos'è successo? No, però ci sono state tante imprecisioni, no? Tra muro e difesa soprattutto, e forse anche qualche scelta in attacco un po' così, insomma una serie di imprecisioni, di errori che ci hanno portato poi a perdere quel piccolo vantaggio che avevamo. Sì, nei primi due set insomma una partita abbastanza concreta da parte nostra, condotta bene, e poi insomma siamo riusciti comunque a portare a casa il terzo set con qualche sofferenza forse di troppo vista come si era messa, no? Come si era messo il set, però ecco, l'importante era come sempre portarla a casa e ci siamo riusciti. Se ci siamo assicurati insomma più o meno uno dei primi due posti, no, nei playoff challenge, questo vorrà dire giocare la semifinale in casa. Domenica si chiude a Padova. Sì, chiaramente vogliamo vincere anche a Padova per arrivare primi, e affronteremo una squadra, no, ricca di entusiasmo, perché sono tutti ragazzini molto molto bravi, molto interessanti. Padova storicamente è una società che punta molto sui giovani, in questo torneo a maggior ragione, ma sono tutti giocatori bravi, perché poi i ragazzi che escono da Padova vanno tutti a giocare in A2, in A1, quindi sono tutti bravi, no? Il loro settore giovanile, un settore giovanile importante, e quindi niente, ci sarà un'altra partita complicata che ci servirà poi per il futuro di questa competizione. Grazie Max.